Buongiorno a tutti e benvenuti a questo seminario organizzato da WCTLS Avvocati Commercialisti sulla transazione fiscale e le altre anticipazioni del codice della crisi. Come vedete siamo puntualissimi e questa è una caratteristica dei webinar. I webinar ci hanno tolto la dimensione fisica, ma ci hanno dato quella dell'assoluta puntualità. Allora, due considerazioni brevissime prima di dare la parola per i saluti iniziali al dottor Fabrizio Acerbis, che è il managing partner di WCTLS. Le considerazioni iniziali, che sono meramente organizzative, non sono di contenuti di cui vi dirò subito dopo i saluti iniziali, è che come vedete sulla slide, come vedete dalla slide, questo evento è registrato, e ve lo dico per ovviamente ragioni di tutela della privacy, e la registrazione è effettuata perché poi gli interventi e i singoli interventi saranno pubblicati sul portale diritto della crisi.it che la presidente della sezione fallimentare che interverrà nella giornata odierna, l'autoressa De Simone sta per costruire, e quindi ci ha chiesto la registrazione degli eventi e delle singole relazioni. Bene, allora io cedo la parola immediatamente al dottor Acerbis per i suoi saluti e poi magari per far partire il seminario. Sì, buongiorno a tutti, spero mi sentiate e grazie al professor Bizzioli per avermi chiesto di portare i saluti che saranno in realtà brevissimi. In realtà vedevo adesso nel titolo che c'è ancora la parola anticipazioni del codice della crisi e questo già dà un po' il segno di quello che è successo, no? È un processo che è stato già piuttosto lungo in fase, diciamo, di gestazione. E sta diventando piuttosto lungo anche in fase di attuazione, tenendo presente che alcune norme sono già in vigore. Chi tra di noi si occupa anche di collegi sindacali o di consigli di amministrazione sa bene che sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ci sono già disposizioni che sono in vigore ormai dal marzo del 2019, che già qualche implicazione incominciano a darla anche nei casi di crisi conclamata. Il processo andrà avanti e si concluderà nell'auspicio di tutti nel 2021. Il punto che forse vale la pena sottolineare già dai saluti è che siamo in presenza di un set di norme e di procedure, quindi una parte, diciamo, i principi e una parte più concreta che però arriva in un contesto che è fortemente influenzato anche da quello che abbiamo vissuto dal febbraio 2020 in avanti. Questo secondo me non è irrilevante, perché se il principio sano da cui si parte è che la crisi dovrebbe muovere dall'area della patologia a un'area di fisiologia anche per quanto riguarda le norme, per quanto riguarda le procedure, l'auspicio, un po' anche la preoccupazione nostra, è evidentemente quella che in un contesto in cui le situazioni di crisi che dovremo affrontare saranno probabilmente più numerose del passato, almeno nei prossimi mesi, che non solo le norme e i principi, ma che anche la parte più operativa superi, diciamo, il vaglio di un carico di lavoro forse superiore a quello che i legislatori normalmente disegnano quando pensano alle crisi, no? La crisi dovrebbe essere sia una situazione fisiologica, in senso, diciamo così, di evento naturale, ma in numerosità, no? In un paese che cresce, in un paese, diciamo, che
pienamente vitale da un punto di vista economico dovrebbero anche essere situazioni non particolarmente numerose. Ecco, dove ci sono norme a cui seguono processi operativi piuttosto complessi, con una prassi ancora da disegnare, ecco, l'auspicio è che gli operatori e tutti coloro che si troveranno anche a esprimere un sindacato di merito ex post su come hanno agito le persone e sulle responsabilità, ecco, che tutto questo sistema sia, come dire, collocato dentro il giusto contesto, che è quello che i prossimi mesi almeno, no, ci metteranno davanti a dover affrontare. Ecco, questo è forse l'unico vero punto che io, da non tecnico, mi sento di esprimere, e su questo lascio la parola, augurando a voi buon lavoro e ringraziando i relatori, vi do la parola al professor Vizioli per l'inizio ufficiale dei lavori. Grazie a tutti. Gianluigi. Grazie Fabrizio. Aspettate un secondo che mi è scomparsa. Ok, eccoci di nuovo. Grazie Fabrizio. Allora, direi di dare avvio immediatamente ai lavori. Come è stato detto, il tema che abbiamo intenzione di affrontare nelle due ore odierne è quello delle modifiche che sono state introdotte nel decreto legge 125 del 2020 e che hanno riguardato in modo particolare il debito tributario, e quindi che hanno riguardato in modo particolare i profili del debito tributario in relazione alla transazione fiscale e in relazione alle procedure concorsuali. Quindi l'occasione di questo seminario è quello di dare una ormai non più prima lettura, ma una lettura un poco più approfondita delle conseguenze, degli effetti che queste modifiche producono, alla luce appunto anche dei primi contenuti, dei primi commenti che in proposito sono stati resi. Allora, il seminario vede questa struttura, come avete potuto visionare dagli inviti che sono stati distribuiti. Vede la partecipazione di tre relatori, oltre a me del dottor Andreani, che non ha bisogno di alcuna presentazione sui temi del fisco e della crisi, nel senso non ha bisogno di presentazione, nel senso che è uno dei massimi esperti sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista professionale del tema, che seguirà alla mia intervento sui profili generali introdotti dal decreto legge, e poi l'ultima relazione è quella della dottoressa Laura De Simone. La dottoressa Laura De Simone si collegherà brevissimo, nel senso che sta terminando un'udienza, immediatamente dopo la chiusura dell'udienza si collegherà darci una prima lettura, una prima visione sul ruolo che il Tribunale
post-riforma assume un ruolo significativo, un ruolo determinante, come vedremo tra un attimo, che il Tribunale assume e che rappresenta, come emerge dal titolo, la vera anticipazione del codice della crisi per quel che riguarda i crediti tributari, i crediti fiscali e l'interrelazione con la transazione fiscale. La slide vi dà una sintesi della struttura dell'intervento. Aggiungo solo un ultimo aspetto, sempre organizzativo. I partecipanti possono contribuire al dialogo o a questo seminario con delle domande scritte ed esclusivamente con delle domande scritte, le cui risposte verranno concentrate al termine dei vari interventi dei singoli relatori o se vedrò per ragioni di coordinamento, le concentrerò alla fine di questa giornata. Quindi, per qualunque tema o richiesta, vi prego di fare riferimento alle question and answer e quindi alle domande scritte e cercheremo per quanto possibile di rispondere. Allora, come detto, la mia relazione è una relazione essenzialmente introduttiva. I profili poi specifici e i profili critici, alcuni dei quali comunque da me introdotti, verranno affrontati prevalentemente nella seconda relazione dal dottor Andreani e nella successiva dalla Presidente. Allora, partiamo dalla modifica. Allora, nella sostanza, l'anticipazione delle regole che trovano la loro genesi nel codice della crisi ha consistito, come vedete nella parte finale della slide, nell'attribuzione di un potere al Tribunale, che è quello, a determinate condizioni, quindi allorché vi siano determinati presupposti, il Tribunale ha il potere, oggi ha il potere di omologare il concordato preventivo, l'accordo di strutturazione dei debiti, anche in mancanza, come dice la norma, del voto o dell'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. Allora, io farò riferimento pressoché nella mia relazione, farò riferimento pressoché esclusivamente all'amministrazione finanziaria. Sappiate che il riferimento non è solo all'amministrazione finanziaria, ma anche agli enti previdenziali, okay, quindi agli enti titolari di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, come dice la norma. Più precisamente, la norma o l'intervento normativo, meglio ancora, attribuisce questo potere quando ricorrano due presupposti, quando ricorrono due condizioni, ovvero sia nell'ambito della ristrutturazione dei debiti, quando la questione dell'amministrazione finanziaria è decisiva ai fini di raggiungimento della percentuale minima dei consensi, e la proposta di soddisfacimento delle posizioni creditorie è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Sostanzialmente identico il potere del Tribunale
nel senso che il potere del Tribunale è quello di omologare anche in mancanza di voto il comportato preventivo quando sempre l'adesione dell'amministrazione finanziaria è determinante. La differenza terminologica è data dal diverso processo di approvazione dell'accordo rispetto al concordato preventivo, ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste e sempre quando la proposta è più conveniente rispetto all'alternativa, rispetto all'alternativa liquidazione. Quindi queste sono le tre caratteristiche generali dell'intervento normativo. Le tre caratteristiche generali dell'intervento normativo sono attribuzione di un potere alla sezione fallimentare del Tribunale in sede di omologazione, primo profilo, allorché sussistano i due presupposti che abbiamo indicato, cioè nel caso in cui l'amministrazione finanziaria sia decisiva o determinante ai fini dell'omologazione e sussista una convenienza oggettiva, quindi il soddisfacimento che deriva dall'omologazione e dal piano presentato sia più conveniente rispetto alla liquidazione alla liquidazione dell'ente. Allora, questo è il contesto generale, adesso cercheremo, o io cercherò di analizzare alcuni profili critici, anticipandovi fin d'ora che l'ulteriore profilo critico o profilo determinante, perché vedete uno dei profili determinanti in questo caso è il ruolo che l'attestatore assume nell'attestazione della convenienza dell'accordo, questi profili saranno trattati dal dottor Andreani, quindi io non me ne occuperò, mi occuperò più specificamente degli altri profili che vi faccio immediatamente vedere quelli che ho individuato come profili critici della norma. Primo aspetto. Il testo normativo, come vi ho detto, fa riferimento alla mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o la mancanza di voto. Quindi il primo aspetto su cui ci si deve interrogare è la mancanza è cosa diversa dal diniego rispetto alla domanda di trattazione fiscale. Quindi letteralmente vi è una distinzione tra ovviamente una mancata adesione o mancato voto e il diniego. Dal punto di vista letterale questo aspetto può essere superato, dal punto di vista letterale può essere superato per quanto riguarda l'accordo di ristrutturazione dei debiti, perché dal punto di vista anche qui letterale nella mancata adesione si può far supporre il diniego. Un poco più complicato è il rapporto tra la mancanza di voto e il diniego, tant'è vero che nei primi commenti si è distinta o si è sottolineato questo aspetto di differenza tra la mancanza, chiamiamola in questo modo, e il diniego. Allora, io la mia posizione è piuttosto semplice, nel senso, quando il testo della norma, quando il testo più esattamente della disposizione
non è chiaro si deve ricorrere agli altri argomenti interpretativi. Gli altri argomenti interpretativi sono esattamente la funzione della norma. Se la funzione della norma, come è stato scritto nella relazione accompagnatoria, è quella di agevolare la soluzione, le soluzioni, passatemi l'espressione, transattive nella definizione dei debiti tributari, ebbene la norma deve essere interpretata nel senso volto a ricomprendere non solo la mancata adesione o il mancato voto, ma anche il diniego alla proposta di transazione fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria. Ovviamente, ma qui mi sposto su temi più forse teorico-scientifici, il riflesso di questa interpretazione ricade sui poteri del tribunale, perché se noi riteniamo che la norma sia limitata esclusivamente alla mancata adesione o al mancato voto, beh, la conseguenza è che il potere del tribunale è un potere, diciamo, supplettivo, secondario. Mentre se noi riteniamo che il tribunale possa omologare anche in caso di diniego da parte dell'amministrazione finanziaria, beh, attribuiamo al tribunale un potere sostitutivo rispetto al diniego effettuato dal fisco. Comunque la mia idea è chiara, la mia posizione è chiara. È quella che la norma debba essere interpretata in maniera ampia a comprendere anche il diniego espresso da parte dell'amministrazione finanziaria alla proposta di transazione fiscale. Secondo punto critico è in dottrina è stato da qualcuno detto che i due presupposti, ovvero sia quella della natura determinante dell'adesione o voto dell'amministrazione finanziaria e quella della convenienza, siano alternativi. Qui non perdo molto tempo, la lettera della legge è molto chiara, i due presupposti devono ricorrere congiuntamente, per cui la norma si applica nel caso in cui i due presupposti, ruolo determinante dei crediti tributari e convenienza, siano congiunti. Terzo aspetto, la determinazione del carattere decisivo dell'adesione dell'amministrazione finanziaria. Qui credo che qualche parola saranno spese dal dottor Andreani nella relazione dopo la mia, ma quindi vado velocemente, nel senso che si deve considerare quando l'amministrazione finanziaria da sola. Quindi non necessariamente un altro creditore, ma la norma si applica anche quando l'amministrazione finanziaria, nel caso estremo, sia l'unico creditore o insieme ad altri soggetti sia determinante per il raggiungimento, nel caso specifico, delle maggioranze richieste. Il quarto punto riguarda solo esclusivamente l'accordo di ristrutturazione, perché nell'accordo di ristrutturazione non vi è un termine entro cui, quindi la norma non prevede un termine entro cui l'amministrazione finanziaria debba far conoscere la propria determinazione in relazione alla proposta di transazione fiscale. Qui vi è proprio una lacuna legislativa. Quindi ci si chiede, ma a partire da quando il tribunale può ritenere esistente e quindi
sussistente il requisito della mancata adesione dell'amministrazione finanziaria, posto che ricorrano tutti gli altri requisiti e in particolare la sua adesione sia determinante. Allora, ripeto, qui manca del tutto un riferimento normativo, l'unico riferimento normativo è previsto nel codice della crisi, perché il termine è previsto nel codice della crisi e il suggerimento o la mia posizione è che si potrebbe, lo so che è una forzatura, non essendo ancora in vigore il codice della crisi, ma si potrebbe ricorrere a un'interpretazione per certi versi analogica, ripeto, tecnicamente mi fa non è un'interpretazione analogica perché il testo del codice della crisi non è ancora vigente, ma in qualche modo il tribunale dovrà prendere una posizione e per non rendere inefficace il testo della norma intervenire. L'ultimo punto, e poi mi taccio e mi fermo per dare la parola al dottor Andriani, è quello dell'entrata in vigore della nuova disciplina. La norma, il decreto legge, come sapete, non introduce alcuna norma intertemporale, per cui bisogna fare riferimento alle regole generali, e le regole generali sono quelle del tempus regit actum, la regola generale. Sulla base di questa regola si ritiene, o meglio, io ritengo, ma credo che i commenti vadano in questa direzione, ritengo che le nuove norme si applichino quando si stia per proporre, quando vi sia una proposta di concordato, quindi prima dell'entrata in vigore della crisi non sia stata ancora fatta nessuna proposta o domanda di omologazione di un accordo. Nel caso del concordato intendo dire che non si siano ancora più concluse quelle attività tipicamente connesse al voto che sono disciplinate dagli articoli 174 e 178 della legge fallimentare. Ripeto, io con questo ho concluso la mia introduzione, ho cercato di dare una descrizione quanto più sintetica possibile, ho messo sul tavolo alcuni temi o alcuni ho dato la mia risposta che possono naturalmente essere oggetto poi di dibattito fra i relatori e fra i partecipanti.